Forse più bella della Val di Fassa dal mio punto di vista è che questi sentieri in mezzo alla natura costeggiano sempre dei fiumi, dei torrenti, e quindi sei accompagnato dallo scruscio delle acque ed è una cosa che mi rilassa un sacco. Eccoci arrivate alle cascate basaltiche di Canazei. Come abbiamo visto ai Colli Euganei, il basalto è una roccia vulcanica basica di colore molto scuro, quasi nero come vedete. Se osservate, presenta un aspetto omogeneo, infatti non notiamo dei cristalli come ad esempio nella monzonite. Questa tessitura, detta afanitica, è dovuta proprio alla natura effusiva della roccia. Infatti il rapido raffreddamento del magma in superficie determina la formazione di piccoli cristalli, visibili solo attraverso microscopi di vario genere. Ma veniamo all'aspetto più affascinante e incredibile di queste cascate. Come si formano le colonne basaltiche? Innanzitutto parliamo di una struttura che si presenta nelle rocce ignee effusive, caratterizzate da tempi di solidificazione molto brevi. Se ricordate, ad esempio, l'abbiamo già incontrata nella cava di riolite colonnare di Cinto Euganeo, in quel di Padova. Ma veniamo ora al meccanismo. Durante il raffreddamento e la solidificazione, la lava si raffredda dall'esterno all'interno, si contrae e perde volume. Quando le forze in gioco sono uniformi e agiscono in tutte le direzioni, allora si verifica la cosiddetta fessurazione prismatica o fessurazione colonnare. Quindi si formano delle fratture a geometria pentagonale o esagonale, un po' come mud cracks nei terreni argillosi, come abbiamo potuto vedere nelle salse di Nirano, ad esempio, e col procedere del raffreddamento e solidificazione queste fratture tendono ad approfondirsi scolpendo appunto le colonne. Tuttavia è più corretto parlare di giunti di raffreddamento, i quali, rappresentando zone di debolezza della roccia, subiscono l'azione erosiva della degradazione post solidificazione, la quale può talvolta portare al distacco dei singoli elementi. Nei pressi dell'hotel Lupo Bianco, come vedete dietro le mie spalle c'è un'area picnic dove si può benissimo pranzare e poi proseguire l'itinerario, però noi in realtà vogliamo prima raggiungere anche la cascata Scavaneis e dopo mangiare, tanto sono le 12, tra 40 minuti circa dovremmo arrivare, quindi proseguiamo. Thank you.
Questa è la cascata Schiavaneis, ai piedi del Sella. Come vedete, a differenza delle precedenti, le sue acque scorrono su roccia bianca carbonatica. Precisamente parliamo della dolomia che, come vedremo insieme prossimamente, costituisce la base del gruppo Sella.